Niente, alla fine sono uscito e solo che sta piovigginando. Io non penso proprio che questa sia idrorepellente come videocamera. Allora, adesso stiamo andando a fare serata al bingo. Secondo me sarà super divertente. La gente spontanea, la gente che... Ma non è spontanea, la gente è fatta, cioè c'è una bella differenza. No, ma devi vederla, ma poi ci vanno le famiglie. È invecchiato così male il bingo? Ma sì, a parte che non vede la scopa oppure la mucchina, la pulizia di qualsiasi tipo da... penso all'81. Allora, cioè, ma comunque le tue aspettative devono essere altissime. Sono perché altissime. A livello di degrado è veramente altissimo. Bene, cosa ne pensi te? A lui piace. È il mio posto preferito, io non glielo dico mai, ma vado tutti i giorni. Prima di vedermi. È un'ottima occasione. In questi periodi di crisi per incontrare gente nuova, fare amicizia, esatto. È tipo una mezza comunità, alla fine, esatto. Vai lì, ti sfoghi un po', dici i tuoi problemi. È un distacco. Versione vecchia con i pennarelli personalizzati che se li portano da casa, perché così fanno meglio. Sinceramente, io mi vergognerei se mia nonna andasse al bingo, però timbro personalizzato. Hanno tipo i loro rituali, vanno lì con la penna. Esatto. Sì, di quelle scene. Io mi imbarazzerei se avessi un parente che va al bingo comunque un pochino. Pensa che sei tu quel parente. Sei tu quel parente. Sono io. Comunque, che fa no, practice, cioè, io ho già sono allenati conto, qua. Ho il conto al bingo, quindi non c'è bisogno di partire banconote, capito? Sono così fidelizzata. Sei fidelizzata. I miei 300-400 euro ogni sera, dico ok, mettete sul mio conto. Oramai hanno le crypto bingo. Sì. Ormai... Ma tu scherzi, ma il sabato devi aspettare per entrare, vero? E noi abbiamo anche aspettato, esatto. Ci ho messo in coda fuori ad aspettare al bingo e continuava. Ti ricordi che continuava a dirci no? Voi non entrate, entrate dopo. Cioè, non siete vestiti abbastanza bene. Queste robe da discoteca. C'era un tossico. Che era schifo, era devastato, cazzo. No, era morto proprio. Cioè. Eccolo qua, se vuoi riprendere. Capito. Mamma mia. Senso, ma neanche. Allora, l'hype del bingo è altissimo. No, stasera andiamo ora qua, cazzo. Non si vede l'ora. Tantissimi. Devastati. Adesso aspettiamo che arrivi anche il cast e Albi. Il boss del bingo. Il boss che mi cazzo, il cast è un problema. Che mi spiega le regole. Il cast, se per caso vince il cast alla fine, perché farà 4 giorni. Ma quindi cos'è? Costa 1-2 euro? Sì, 1 euro a schedina e vai avanti se tutta sera. La pasta 1 euro. Le cotolette. Stente medio è o il pensionato, che si gioca la pensione così. Oppure tipo la famiglia disperata con anche la madre probabilmente tossica o ex tossica. Ti giuro, ce ne sono tantissime. È il boss del bingo. Parliamo con l'esperto Andrea Castaneto. Esatto, cosa ne pensi di questo posto? Ragazzi, i brividi ci fanno sentire. Sono pronto. ci giochiamo la pensione qua. Ragazzi, sono pronto. E la puntata grande. Poi fogli viola, manca qualche zero. Stasera ci sfondiamo. La vita non vuol farti entrare. Siamo mancati al bingo, ragazzi, iniziamo con la penna. Ti ho appena mandato un audio. Siete stirati, è arrivato il momento giusto. Se ne avete 5, devo dire. Ah no, aspetta. Cinquina. Si fece cinquina e bingo, basta. Giusto? Basta, no. Dai, ma cosa non lo sai? Com'è che sono in ordine? No, ieri. 5 di sonore. Quando ieri? No, prima. Stamattina ho detto. Cinquina tutti. Stamattina? Questi sono i miei numeri fortunati, ragazzi. Sì. Fai vedere i tuoi. Fai vedere tu. Caremo bingo. Cambo. Ci siamo, ragazzi. Dai, carichi. Ti mando un video da carichi. Davide, carica. Andando nel no all'avvocato, hai giocato quasi no e tornando a giocare. È matto di qua. Mi spero di vedere la partita. Parte. 73-73. Cazzo, eccolo. No. Non ce l'ho. 51. No. 11. 16. 75-75. 71-71. 71.
Ecco, venendo a verificare per te l'altro. Vedi, parte. E quindi adesso niente, non ha chiamato, non ha perso, non mi ha dato via un euro. Basta. Ma no, ma ti di me. E ora. Vabbè. Possiamo buttarne altre 50. Faccio una. Anch'io una. No, grazie. Com'è andata la tua partita? Com'è andata? Male, male. Non ci siamo molto avvicinati. Poteva andare meglio. Peggio no. Ecco, non fare video. Non fare video, sta cosa mi piace. Con l'iPad. Ma che bella, Roberto. 53. 53. 28. Non ce l'abbiamo. 67. 67. Dai, non ce l'abbiamo. 2. Sì. 23. Cioè. 65, 6, 5. Che studio di cervelli. Non base. 73, intelligenza 73. Messa. Ci siamo. 55. Ci siamo. 59. 29. È stata una partita molto vincente. Non molto. Non mi sento abbastanza allenato, quindi forse dovrei rimanere qua. Come i casi. Devo fare un po' più di pratica. Esatto, devo fare un po' di pratica. 310 euro. Siamo, ragazzi, agonismo. Ci sarà il signore là dietro, tipo diventa schermi, no? 75 75. 74. 57. 26. 87. Come Las Vegas qua. Ma no, succiamo a sto posto. È brutto. 35. 63 63. Come fai a essere il bingo legale? Quanti ne manca? 8. Impossibile. 46. Eccolo! Bene, si incalza, esatto. Un re levantava. Ragazzi, è arrivato il momento di squinzagliare. Sì, sì, sì. Adesso la cavalleria. Due schedine. No, due schedine. Non troppo. Io mi gioco un E. Ecco. Ok. No, aspetta. Facciamo super. Ma me ne ero. Due. Giusto, giusto. Grazie. C'è stata una volta che nella tombola del quartiere ho vinto sia la cinquina che la tombola. Con la stessa casella. Abbiamo avviato tutti in quartiere. Cosa è successo? Adesso vado pronti, pronti. Ci siamo. Chiedi quanto costa il gelato. Chiediamo quanto costa il gelato. Quanto fa? Non c'è il listino. Non è che mi sfracello. Cioè, pronti, pronti. Non che no. 88. 55. 40. Dio, sarebbe 50. Ce l'abbiamo. 64. Ci giudica un botto. 39. Non so come. Niente, non abbiamo vinto un fico secco. Adesso andiamo alle slot. Adesso ce li giochiamo bene. Adesso, cazzo. Bene, posto serio. Non voglio giocare con la. Ma chiedi che te la cambi. Voglio lavarmi la mano per metterla la mattina. Devo comprare il pane. Questa c'è. Ma, sì, quello. Basta. Ah. È castrociato. Lo so io. Abbiamo perso. Partita finita? Che emozione. Come già finito? C'è un euro inculato così proprio. Io. Comunque soldi buttati. Quello del 2 euro buttati, però ho vinto un gettone. L'autolavaggio. Ho trovato un gettone per terra. Probabilmente. Adesso devi solo capire qual è l'autolavaggio. Esatto, il giro Verona spendo 40 euro in benzina per usare un euro. Però torni con la macchina pulita. Però esatto. Allora, il bingo è stato divertente. Nel vlog. Il bingo un pochino. Però le macchine qua è veramente disarmante. Cioè butti, schiacci un tasto, finito. Va fuori tutto. Ma se vuoi riproviamo. Faccio vedere. Me la sento quella buona. Andiamo. Almeno 20 euro. Aspetta, io 20 euro da se cambiare. Mi dai 20 euro, te ne riporto. Maschio. 40. Diventerebbe un doppio santo, quanti me ne porti? 120, tieni. Do tutto. Ho un metodo sicuro. Io conosco i miei cazzo di soldi. Ma non è che è della finanza, ragazzi. Dai, vai. Tipo prima pensava, Comunque col bingo. Tipo prima. Sono agitato. I soggetti. Adesso vanno a far serata. Ragazzi, sì. Tanto che si spaccano all'ovo. Attimo in bagno. No. Gli scappa la pipì di nuovo. Vatti via. Vai, vai un attimo. Ho un po' di moneta però. C'è quella. C'è il bagno a pagamento. Dio mio. Ragazzi, è allucinante.
Cioè il bingo è allucinante, questi postacci, proprio ti rivedevi un sacco di gente che la vedi disperati, gente che va lì e si usa tutta la pensione giocando a bingo, come disse Fresco di zona. E guardate, evitate questi posti, ma soprattutto la cosa che ci sono rimasto male è tipo le macchinette, cazzo, metti dentro un euro, due euro, così, un colpo, pam, finiti. Comunque, cioè, sinceramente, bingo, no, non penso di tornarci. Nel senso, postasso, ti vedi casi umani dentro, un odore di fumo allucinante. E sì, un po' in goliardia, così da provare una volta, ma no, ragazzi, non andate lì a bruciarvi la pensione giocando a bingo, non ne vale la pena assolutamente. Quindi adesso basta. Domani la mattina penso di andare al mercato, però vediamo com'è il tempo, anche perché sta piovendo oggi, quindi non il massimo. Domani sera c'è una festa. Non ho neanche bevuto stasera, cioè mi sono preso un ginger beer con lo zenzero, e molto buono, molto buono. Ci sta ogni tanto fare un po' di detox, anche perché settimana scorsa, anzi no, quale settimana scorsa, martedì, al compleanno mi sono ammazzato. Beh, vabbè, ora mi preparo, lavo i denti e poi a letto.